Buongiorno, sono Colombo Giorgio, sono consigliere comunale di opposizione a Parabiago. Questa mattina ci sentivamo di essere partecipi a questa iniziativa dell'ANPI qui a Castano Primo per sottolineare, diciamo, la nostra opposizione rispetto a quello che sta avvenendo in queste ore sul territorio del castanese, ma del milanese in generale, perché ci sembra comunque vergognoso quello che è avvenuto. Oltre al fatto che comunque si è radunato un movimento chiaramente e marcatamente neofascista che conosciamo comunque da anni, ci sentiamo di manifestare il nostro comunque disappunto forte, di stigmatizzare la presenza a questa iniziativa di Casa Pound anche di partiti nazionali di destra come la Lega Nord e Forza Italia, che ci sembra in questo caso siano usciti allo scoperto anche rispetto a una tendenza politica che noi stiamo riscontrando dal punto di vista appunto generale per quanto riguarda la Lega soprattutto, una tendenza che si sta schierando sempre di più su posizioni di destra. Eversive in questo caso, perché come abbiamo notato è stata infranta comunque la legalità sul territorio di Castano Primo. E in quanto consigliere di Parabiago ci sentiamo appunto di sottolineare la nostra opposizione rispetto a questo fatto, ricordando comunque che è fondamentale secondo noi diciamo il rispetto della legalità anzitutto, oltre che dei valori costituzionali che ci sembra siano stati chiaramente infranti in questa occasione. Come PD di Parabiago noi abbiamo manifestato la nostra opposizione con un comunicato e ci sentiamo comunque di sottolineare che il nostro comune con una giunta leghista, con il nostro sindaco della Lega, non si è schierata e ha taciuto rispetto a questo fatto, e come noi sappiamo tacere significa condiscendere in molti casi, cosa che non ci sentiamo di fare per quanto riguarda il nostro gruppo politico e la nostra posizione in quanto persone, in quanto cittadini innanzitutto. Quindi nulla, ci è parso opportuno e necessario essere qui stamattina e rimanere sulle nostre posizioni di legalità e di rispetto dei valori della Costituzione, valori antifascisti come sempre. Grazie.